Allora, intanto ti vorrei dire, Massimo, che su questo pacco abbiamo messo due simboli apotropaici, e cioè l'aglio e il peperoncino, che mi sembrano, diciamo, in perfetto stile. Quindi io ti voglio invitare qui, Massimo, con noi, finalmente, così tutto il pubblico intanto vede questa persona straordinaria di cui abbiamo parlato. Un applauso a Massimo. Allora, questa è la nostra lettera, diciamo, alla motivazione, che è una motivazione che sintetizza quello che straordinariamente hanno detto di te tutti, nel senso che abbiamo scritto delle cose che sono assolutamente in sintonia, non ce l'eravamo dette, quella della gentilezza, della generosità, della capacità di creare rete, di creare vincoli che sono vincoli di filia e non di eris, non di contesa, no? Anche se i due estremi, diciamo, alla fine ci vogliono, no? Si compensano. Ora procediamo a questa apertura del nostro dono. Il nostro dono è così composto. Allora, intanto, essendo a Naxos, terra dionisiaca, noi non potevamo non regalarti una maschera di Dioniso, una maschera bacchica, perché noi crediamo molto nella presenza di queste presenze luminose del nostro territorio, e non a caso abbiamo anche ideato all'interno del festival una sezione che si intitola L'ombra di Dioniso, rifacendoci a un libro epocale, che è quello di Michel Maffesoli, che si intitola così, in cui si parla della persistenza di questi archetipi nell'immaginario collettivo. Quindi intanto una maschera dionisiaca che serve niccianamente. Poi una targa prosaica, che però è importante perché ricorda che è la prima edizione del nostro premio ai promotori della lettura. E poi il regalo più importante, quello fatto veramente col cuore, per il quale mi sono messa come un viandante alla ricerca, un festival letterario che promuove i libri e la lettura non poteva non regalarti un libro. Però è un libro speciale. Qual è il tema di quest'anno? Il tema di quest'anno è di fronte ai classici. Allora noi ti abbiamo cercato per te, e ti vogliamo fare dono, di un'edizione del 1919 della Fedra di Gabriele D'Annunzio. E quindi ti omaggiamo con questo che credo sia un regalo da Festival della Letteratura e del Libro per i promotori della lettura. È un libro che ha quasi 100 anni, è un libro di un classico che parla di un mito classico, e quindi ci siamo innamorati appena l'abbiamo visto, abbiamo pensato che volevamo fartene dono. Credo che sia un premio coerente originale a questa nostra manifestazione. Benissimo, la parola a Massimo. Grazie di cuore Fulvia, una sorpresa bellissima quella che mi hai fatto quando mi hai telefonato per raccontarmi di questo premio. E devo dire che Navi mi ha rubato la battuta, perché io avevo iniziato a dire che un premio dedicato appunto ai promotori della lettura andrebbe intanto a te per il lavoro che io conosco benissimo che c'è dietro le quinte per portare avanti un'attività davvero eccellente come Naxos Legge, e quindi intanto che darei un applauso davvero di cuore a Fulvia per l'impegno, no, ci tengo a farlo perché io so il lavoro che c'è dietro, la dedicazione, gli sforzi, l'andare controcorrente e superare anche molti ostacoli, insomma, che nel corso degli anni si presentano, ma la tenacia, la passione, quello che abbiamo detto, il credere anche nei valori importanti, come soprattutto è il valore della lettura, ci spinge appunto a dare tutto noi stessi. Ringrazio di cuore questi amici che mi hanno davvero commosso con le loro bellissime parole. Ecco, l'unica cosa che posso dire è che nel 2006, quando creai questo blog, nacque davvero per caso, cioè non avevo nessuna varietà particolare, soltanto una cosa mi era chiara ed è la seguente: ecco, io non volevo parlare, ecco, di me o della mia scrittura, ma ci tenevo davvero a creare una realtà che consentisse di dare spazio alla letteratura in un'ottica di condivisione. Per questo, ecco, ho insistito moltissimo con anche la prefazione
citando quella parola, che è davvero un valore in cui credo tantissimo, e credo appunto che la letteratura sia fondamentalmente condivisione. Ecco, davvero mi avete commosso con le cose bellissime che avete detto. Io in questi anni ho cercato anche di sperimentare un po', no? Ecco, la rete consente forse più facilmente di sperimentare e di portare avanti delle iniziative anche nuove, come quella degli autoracconti che troverete in questo libro, che secondo me sono davvero entusiasmanti. Pensate, dei racconti in cui gli scrittori raccontano come nasce un romanzo, come si sviluppa, come viene fuori l'idea di un personaggio, di una storia, che davvero trovo entusiasmante. E Maria, a proposito della poesia, devo dire che Maria più volte mi ha sollecitato: ma tu devi dare più spazio alla poesia. E ha ragione, perché effettivamente statisticamente, insomma, il numero, diciamo, dei post sono più dedicati, ecco, al romanzo, alla saggistica un po' meno alla poesia. Però un paio di mesi fa ho proprio aperto una rubrica specifica dedicata alla poesia, si chiama appunto Poesia Poetica, e spero possa crescere con il contributo di amici. C'è lì Daniela Sessa, che qualche giorno fa ha scritto un bellissimo articolo proprio dedicato a un autore che è arrivato in Italia di recente, un autore straniero. E a proposito di poesia, ecco, vorrei fare complimenti a Maria Attanasio, lo dico perché è una notizia proprio di un paio di giorni fa. Maria, con la sua ultima raccolta di racconti, Il buio della cancellazione, di poesie, vedi, è proprio la mia natura di narratore, che proprio anche mi crea questi lapsus. Con questa sua ultima sillage di racconti ha vinto di poesie, non di racconti. Però tu scrivi anche racconti e romanzi. Ha vinto un importante premio a New York. Se tu, ecco, ci dici due parole su questo premio, con cui hai vinto questa raccolta di poesie. Questa è ancora una volta una dimostrazione di quelle caratteristiche che il professor Giglio sottolineava in massa: la gentilezza, la disponibilità e l'altruismo. Il citare me in una sera in cui lui è festeggiato veramente è veramente una cosa che mi tocca profondamente. È un premio di poesia che si chiama Gradiva, fatto dall'Università di New York, dall'Università Statale di New York. Io non mi azzardo a dirlo in inglese perché non so una parola, e che veramente mi ha toccato moltissimo. Sono molto contenta di averlo vinto. E si chiama Premio Gradiva, Premio Internazionale di Poesia Gradiva, per la mia ultima raccolta di poesia. Ringrazio Massimo, ringrazio Fulva e ringrazio voi, ma soprattutto Massimo. Grazie Massimo. Grazie davvero. L'ultima parola, ecco, sulla lettura, perché è davvero una cosa in cui tengo tantissimo. Mi capita spesso di incontrare anche ragazzi nelle scuole per incentivarli a leggere, per scoprire il piacere della lettura. È davvero qualcosa che va scoperto, cioè non si deve leggere perché bisogna farlo, perché è davvero un'attività che è piacevole, che nel momento in cui tu scopri, ecco, questo piacere, poi difficilmente ti sgancia. Al tempo stesso, in quest'epoca Fulvia, no, in cui siamo continuamente bombardati da notizie che arrivano da tutte le parti, più o meno vere o più o meno false, credo che la lettura sia uno, diciamo, degli antidoti più importanti, che in qualche modo ci consente di distinguere anche le false notizie, che ci, come dire, fa crescere il senso critico di cui assolutamente c'è assolutamente bisogno oggi. Giuseppe è d'accordo con me, perché abbiamo parlato anche tante volte. Ecco, perché entrare nelle storie, non leggere le storie, calarsi nell'ottica dei personaggi, guardare la vita attraverso i svariati punti di vista che ti offrono le storie, davvero ti consente di avere una visuale più larga sul mondo, su te stesso e sugli altri, e quindi di sviluppare il tuo senso critico, qualcosa in cui credo profondamente. Quindi un'idea che volevo condividere con voi anche stasera, però non voglio rubare altro tempo. Grazie a tutti per essere qui, grazie Fulvia, grazie Nazio Solegge, grazie amiche scrittrici e amici scrittori. Continuate a scrivere, vi prego, e continuate a sostenere Lettere Titudine. Grazie davvero. Grazie Massimo, io non posso non concludere intanto ringraziando ancora una volta il Lido di Naxos per questa straordinaria ospitalità, e ringraziare anche la famiglia Interdonato, il Tino Interdonato e la ditta Reitana, perché ora c'è un momento particolare a proposito di eccellenze. Ora assaggeremo, come da programma, granita di limone di fine estate con limone Interdonato. Il limone Interdonato è un'eccellenza
del nostro territorio, e ringraziamo questa importante realtà produttiva di Aliterme che stasera ci ha voluto appunto regalare questo straordinario prodotto, poi lavorato dagli straordinari pasticceri del Lido di Naxos, e ora avrete modo quindi di degustare questa granita che chiude un po' questa nostra estate, apre diciamo a Naxos Legge. E ringraziamo anche Cristina Russo, la nostra amica che ci ha aiutato a questa nostra scenografia con queste cassette con i limoni, la ringraziamo per la sua generosa presenza anche in questo caso, e vi invitiamo a degustare la granita, a restare con noi anche per ascoltare la musica che Rosario Todaro ci regalerà, e ringraziamo la libreria Feltrinelli che è sempre con noi, grazie a Salvo Trimarchi, sempre con noi presente per Naxos Legge. Chi ha voglia di acquistare chiaramente Lettera di Dubine può farlo, e quindi intanto buona degustazione e grazie a tutti voi, vi aspettiamo al prossimo